questo facciamo una scena di sabato, domenica e lunedì di Edoardo De Filippo e facciamo la scena tra il padre e la figlia dopo che è successo il gran casino, insomma, del ragù col ragioniere, eccetera, eccetera. La figlia sarà Stefania, il padre è Nino. Nino, vieni un attimo qua. Questo è il tuo campo d'azione, tu arrivi da là. Usa la porta, fai sentire che entri e che chiudi la porta, dopodiché questo è tutto il campo d'azione. Stefano, tu scorda la porta quando va tirando la mamma, non deve sentire. Sicché la nostra famiglia è da compagnia comica napoletana, eh? Papà, ma tu ci pensi ancora? Sentite, voi veramente siete degli incoscienti. La mamma che torna là. Ieri si è riportata a casa. Stamattina ridete, mangiate, parlate di altri fatti. Ma proprio come se ieri non fosse successo niente. La reazione da parte dei figli si può assodare soltanto col fatto che Rocca ha fatto l'imitazione mia di quanto faccio il tragico. E tu che ti sei fatto lo sacchi resata. Il commento poi. È una famiglia da teatro comica napoletano. Papà, scusa se te lo dico, ma tu e mamma state diventando veramente ridicoli. Tu per conto tuo e lui per conto suo. Ma è mai possibile che dopo tanto anno non avete ancora capito come da fare per non farvi il sangue cattivo l'uno con l'altro? In che senso, Cipriani? Magari c'è cose non appena succedono, subito. Niente di meno, tant'anno. Non siete riusciti a costruire quell'intimità che vi permette di dire male al pane e vino al vino. Io li conosco i vostri discorsi. Perché quando era piccerello veniva l'età che la porto io, mi sentivo. Ma mo non mi sente più, mi sono scucciata. Vi dite sempre le stesse cose. Vi raccontate i sogni che vi fate. I malati l'avevo sentito. Io voglio mangiare questo, io mi voglio mangiare quello. Trovate un pretesto qualunque papà piccica. E il dito della piaga nessuno di voi lo vuole mettere. Ma poi che succede? Quando tu non ci stai essere una domessa sfoga, che tu sei un egoista, che i suoi sacrifici non li hai mai capito, che tu sopra, che tu sotto. E tu fai lo stesso, così a me quando esso non ci sta. Papà, ma tu ovvero non le capite perché mamma ce l'avevo con te. E tu di chi lo? Ma così a finire il capo. Aspetta. Quattro mesi fa. È una cosa di quattro mesi fa. Quando stava a casa mi regalo, come si chiama tua nuora? Maria, Carolina e Roberto. Ti ricordo? Ma sì, io mi ricordo, ma non successe niente. Maria Carolina, che fa cucinare? Ti ricordo? Ma che se ricordi, Giuliana? Ti ho detto perché non ti c'è da mamma. I maccheroni alla siciliana con il pomodorino fresco e le melanzane fritte, ti ricordo? Ah, sì, sì, che la Maria Carolina li cucina alla perfezione. Sì, difficile sto fare al punto giusto, mi mangia due piatti. Due piatti te mangiaste, come ti piacetto, me la battiste in mano, devi venire a casa nostra a cucinarli per tutto quanto noi, ti ricordo? Come no? Tu dici che quella sera non è successo niente, ti. Mamma torna a casa come una riavola. Ma perché, scusa? Chiagneva, te lo giuro, io non ho mai visto una persona che chiagnero come chiagneva mamma che la sera. Addirittura dovette rinunciare a venire al cinematografo, te Rocco e il nonno, poi non la lascia solo. E chissà fino a però lascia sola essa. Che le chiagneva, se le va a paccare in faccia. Mamma mia, ti giuro che una paretta brutta. Diceva, ma io non ho capito. E Maria Carolina messa a imparare a me come so cucinare i maccheroni siciliani. Ma mi sono scuola in faccia andata tutto quanto. Ho mangiato il faccio, pare che lo vede e lo schifa. Bene che faccio mettere la presa di sale, come dice Rosinè, tu non sai cucinare. E che sta fuio. Dopodiché mi dice che non ti volevo guardare che in faccia, perché gli ho fatto fa troppo una brutta figura. Andata tutto quanto. Ma tu ci vedi a me? Tutto si è pensato, ho fatto un ragioniere, povero ragioniere. Figlia così una brava persona, va bene a tutto quanto. Ma insomma, da quattro mesi non mi tengo più di uno sguardo, ho fatto dei maccheroni. Ho fatto dei maccheroni alla siciliana. Azzo, ma da mangia a spesa però, ah? Che sto mangiando un turrau? No, ho pensato una siciliana che ha fatto un turrau così buono. Ma lasciate qualcosa anche a lui. Il malato bacio però, eh? Dopo un lune c'è da rubare.